Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa puntata numero 34 dedicata alle armi uniche. Come avrete già riconosciuto mi trovo sul Pridwen e l'arma che andremo ad acquistare oggi dal censore Tigan sarà disponibile nel suo negozio solo dopo aver completato la quest della confraternita Cieco Tradimento. Quella quest, tra l'altro vi caricherò due video domani e dopodomani a riguardo, quella quest dicevo in cui ci verranno svelate diverse cose sul paladino denso e per ora non vi dico di più. Comunque, una volta completata, diventeremo a nostra volta paladini. Ecco appunto perché il censore Tigan avrà un nuovo carico di armi nel suo negozio. Quindi andiamo dal censore, andiamo a vedere l'arma di oggi. Il capitano Kelsey ordinerà Tigan, se quei contadini non vogliono assecondare, vediamo che cos'hai. Tutte le mie armi sono pronte all'uso. Allora, ragazzi. Tra l'altro poteva anche dirci, adesso non l'ha detto, che poteva dirci proprio mi è arrivato un nuovo carico di armi. Comunque, ve l'ho detto io. Prima di passare all'arma, ragazzi, volevo segnalarvi questo pezzo unico, onore, che per un costo accessibilissimo di 1.008 tappi, perlomeno io la pagherei così, è un pezzo per le vostre armature atomiche e ha questo perk meraviglioso, a mio avviso, io l'ho usato tantissimo sul mio abbigliamento, aumenta la velocità di recupero dei punti azione. Io direi che per chi ama girare con l'armatura atomica, per circa 1.000 tappi, diciamo, direi che valga assolutamente la pena di acquistarlo. Questo era onore. Mentre l'arma di oggi, ragazzi, è questo lanciamissili morte dall'alto. È completamente modificabile perché, come vedete, sono tutte e tre standard. I danni 209 alti, come tutti i lanciamissili. Cadenza di fuoco 2, ma è puramente relativa. Portata 203, alta, anche molto alta, anche quella. Precisione 65 e il peso 21, quindi alto come tutte le armi pesanti. Le andrei a pagare, non scontata, 1817 tappi. Il perk, ragazzi, anzi adesso acquisterò anche un lanciamissili standard, poi vedremo, vi farò vedere proprio nella realtà quant'è la differenza. La differenza cosa ci dice? Perché aumenta la velocità di movimento del 75% mentre prendi la mira. Quindi sappiamo che quando si mira con il lanciamissili o con queste armi di questo tipo, i nostri spostamenti sono abbastanza rallentati e con questa morte dall'alto invece il nostro personaggio sarà molto più veloce mentre prendiamo la mira. Quindi acquisto questa e acquisto questo, ragazzi, che vedete, a parte il perk, le statistiche sono esattamente identiche. Ovviamente cambierà il valore, quindi che sarà molto molto meno costoso, insomma. Quindi acquistiamo lanciamissile, acquistiamo morte dall'alto e pagherei entrambe 2194. Facciamo una cosa, le metto sui preferiti e vi faccio almeno vedere la differenza. Allora, lanciamissili lo mettiamo qui, morte dall'alto la mettiamo qui. Partiamo con il lanciamissili classico. Ho sentito che hai eliminato il paladino dance. Il lanciamissili standard. Beh, allora, andava fatto. Questa, ragazzi, è la velocità di movimento mentre noi prendiamo la mira. Come vedete è tutt'altro che veloce. Facciamo anche il ritorno. Questa invece, ragazzi, è morte dall'alto. Come vedete è palesemente più alta la velocità, ragazzi. Spargli un altro colpo. Adesso do due colpi, poi proveremo a dare anche due colpi con... Guardate con lo stesso tempo la differenza nello sparare. Come vedete, con l'alta si è arrivato all'incirca a quel cavaliere, con questa invece siamo arrivati qui. Quindi la differenza, ragazzi, è palese. Ovviamente a voi la scelta se acquistarlo o meno, dovrete ovviamente portare avanti le quest della confraternita. E niente, non credo che debba dirvi altro, ragazzi. Vi posso dirvi che ci sarà anche una puntata numero 35, non credevo mai che saremmo arrivati a così tante puntate. Comunque, quindi vi do appuntamento al prossimo video di questa serie. Da Umbi è tutto, alla prossima, bye bye!